e quindi di solito viene chiamato o in un secondo momento o a diagnosi completata. Tutte le altre attività specialistiche si svolgono prevalentemente in regime ambulatoriale o di day hospital, cioè sono dei servizi che si svolgono dalla mattina alla sera, dove possiamo usufruire della radiologia, dei vari consulenti, ma lo facciamo tenendo il paziente ricoverato su letti funzionali, diciamo, quindi su letti che funzionano dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 7, cercando quindi di convogliare tutte le attività mediche in una singola giornata per ridurre il disturbo concentrare anche per la famiglia tutte le difficoltà in una singola giornata, ove ovviamente questo è possibile. L'epatologia è un po' una nicchia, è una struttura un po' a sé, perché noi siamo tre epatologi che lavoriamo contemporaneamente sia nella specialistica, quindi nell'attività ambulatoriale e di day hospital, ma anche e soprattutto in reparto, dove passiamo la maggior parte delle nostre giornate. Questo dipende un po' dall'organizzazione interna dell'ospedale, dal fatto che storicamente l'epatologia è sempre stata con la medicina interna e quindi, diciamo, a differenza di tutti gli altri, gestiamo i pazienti sia ricoverati sia in regime ambulatoriale e di day hospital. Come vi dicevo, mi piacerebbe darvi soprattutto informazioni pratiche. Ora vi spaventate perché comincio l'anatomia, però so bene che voi l'anatomia la conoscete meglio di me. In realtà cerco di arrivare dall'anatomia a quello che ci può servire nel momento in cui abbiamo il paziente davanti con i suoi esami ematici e nel momento in cui vogliamo interpretare gli esami del sangue di questo paziente, ovviamente nel versante epatologico, per o tranquillizzarlo o indirizzarlo verso il servizio specialistico. Non entro nel dettaglio, però provo a porre l'accento sul fatto che l'organo, che il fegato, è un organo sui generis, è un organo che ha delle peculiarità rispetto a tutti. Perché se ci pensate bene, dal punto di vista ad esempio vascolare, noi sappiamo che ogni organo ha una circolazione arteriosa, una circolazione venosa. Arteriosa serve per il nutrimento, circolazione venosa serve per far defluire il sangue. In realtà nel fegato, come voi ben sapete, la circolazione è tripla, perché c'è quella venosa sistemica, c'è quella arteriosa sistemica, ma c'è anche e soprattutto la circolazione portale. E questa circolazione portale, diciamo che caratterizza il fegato nelle sue caratteristiche anatomiche, ma è secondaria anche alla sua specializzazione funzionale. Il sangue portale è quello che porta il sangue reflo ricco di nutrienti dall'intestino verso il fegato, dove c'è un metabolismo di primo passaggio, e quindi tutto ciò che viene assorbito in forma non elaborata, non metabolizzata, viene metabolizzato a livello del fegato. E questo lo rende diverso rispetto a molti altri organi anche addominali. La connessione con l'intestino è una connessione che non è soltanto dal punto di vista vascolare, ma è un circolo, è una connessione che prevede che il principale secreto del fegato, che è la bile, venga prodotto all'interno del fegato, venga convogliato all'interno delle vie biliari e dalle vie biliari più piccole vada nelle vie biliari principali e quindi all'interno dell'intestino. E il succo biliare insieme a quello pancreatico sono fondamentali per la digestione e per l'assorbimento, pensate ai grassi. Quindi se il fegato non funziona dal punto di vista sintetico, non può funzionare la digestione, a sua volta il fegato non potrà svolgere appieno le proprie funzioni metaboliche, perché non verranno digeriti i cibi intestinali all'interno dell'intestino, a sua volta non verranno assorbiti, e quindi tutto ciò che arriva nella vena porta è qualitativamente e quantitativamente inferiore rispetto a quello che normalmente arriva al fegato quando il fegato non è malato. È un cerchio, se non funziona una funzione se ne alterano anche tutte le altre di conseguenza. Dove c'è complessità, e in questo caso abbiamo semplificato la complessità del fegato, c'è tanta elaborazione dal punto di vista fisiologico, ma c'è anche tanta patologia. Ed è proprio per questo che noi dobbiamo cercare di utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione nella pratica clinica per riuscire ad inquadrare il paziente. E purtroppo dal punto di vista ematochimico, quindi dal punto di vista del primo approccio, quello meno invasivo per la diagnostica delle malattie epatiche, noi non abbiamo tantissimi indici, abbiamo però ne abbiamo alcuni che e ce li facciamo bastare. Dal punto di vista globale noi parliamo di indici di citolisi, di indici di colestasi e di indici di funzionalità, dove questi tre indici
di per sé riescono a caratterizzare quello che abbiamo davanti. Avete un'idea di quali siano gli indici di citolisi epatica? Le transaminasi. Ok. Allora, le transaminasi sono due, la transaminasi AST e la transaminasi ALT. Sono equivalenti? No, decisamente non lo sono le transaminasi equivalenti dal punto di vista diagnostico, per diversi motivi. Il primo concetto che dovete incamerare è che le transaminasi non sono enzimi ecotospecifici, e lo sapete bene. Non sono enzimi ecotospecifici, significa che noi dobbiamo stare attenti nel momento in cui le richiediamo a interpretarle in maniera intelligente, perché non tutto ciò che è transaminasi è, per il cardiologo non è tutto infarto, perché poi il rischio è anche quello opposto. Per l'epatologo non può essere tutto fegato. Tra i due enzimi ce n'è uno che è sicuramente più epatospecifico dell'altro. C'è scritto, ma è la transaminasi ALT. Questo non significa che la transaminasi ALT non si trovi anche nel muscolo, ad esempio, ma tra transaminasi AST e transaminasi ALT, quella che quantitativamente si ritrova maggiormente nei tessuti extraepatici è sicuramente la transaminasi AST. Diretta conseguenza, per legarvi questo discorso che è molto accademico alla clinica, è che noi nel nostro protocollo per la gestione dell'ipertransaminasemia, dove quando parliamo di ipertransaminasemia parliamo di un'entità astratta, parliamo di un bambino che ha fatto per un motivo qualsiasi gli esami del sangue, i pediatri, anche i medici italiani, sono noti per richiedere una batteria di esami. Voi imparerete a parlare di batterie di esami. Arriva uno che ha un problema specifico, non è che gli richiede gli esami che servono per il suo problema specifico, il più delle volte si richiede la batteria, dove dentro c'è azotemia, creatinina, perché vuoi vedere il rene, ci metti l'emocromo, ci metti l'indice di infiammazione, la PCR della veste, ci metti le proteine totali, un po' di elettroliti e le transaminasi non mancano mai. Quindi il paziente tipo che arriva in epatologia è, il più delle volte, non quello per il quale si è elaborato il segno sintomo epatologico e si è richiesto il dosaggio delle transaminasi, ma è quello che ha fatto la batteria degli esami. Se voi aggiungete che circa il 60% della patologia pediatrica è una patologia infettiva, e che non è necessario pensare ai dati A, B e C per avere l'ipertransaminasemia, ma ci sono molti virus, come i virus erpetici, la mononucleosi, il virus del citomegalovirus, che pur avendo come organi bersaglio altri organi rispetto al fegato, hanno pur sempre un epatotropismo. Allora, quel paziente che è andato, che aveva la febbre, ha fatto le transaminasi, magari c'ha il citomegalovirus, trova sempre un po' di transaminasi aumentata. Tutto questo per dire che qui, nell'interpretazione del paziente con ipertransaminasemia, che ti arriva con un pannello di esami effettuati, tra i quali c'è l'aumento della transaminasi AST e l'aumento della transaminasi ALT, la non epatospecificità delle transaminasi ci obbliga ad avere nel nostro pannello successivo, quello per accertare la causa dell'ipertransaminasemia, il dosaggio degli enzimi muscolari, perché per noi uno spartiacque molto importante. Cioè, ti arriva il paziente con aste alte aumentate, uno tra i primi esami da richiedere è il dosaggio del CPK. E quindi riesci a distinguere in maniera chiara, con un esame semplice, senza fare accertamenti né invasivi né troppo costosi, se quel paziente è un malato di muscolo o è un malato di fegato. Perché vi assicuro che la malattia del muscolo è probabilmente ancora più rara della malattia del fegato, però è tipico il paziente che si presenta con 200 di AST, 150 di ALT, ti fa il CK e ti viene 3.000-4.000 di CK. È l'età pediatrica dove ci sono le miolisi, ma ci sono anche le malattie muscolari congenite, dove la diagnosi molto spesso non è soltanto legata al segno di Gowers, alla manifestazione clinica dell'epatopatia avanzata, della miopatia avanzata, ma è di solito sottile all'inizio, perché i segni clinici sono più sfumati, e quindi con gli esami del sangue tu, facendo un CK, ti orienti per capire l'origine dell'ipertransaminasemia. E lo spartiacque ha origine del muscolo o ha origine del fegato. Quindi la transaminasi AST è un enzima che si ritrova nel muscolo. Parlate con un medico dell'adulto, un medico interno, quando pensa alla transaminasi AST pensa sia al fegato, ma pensa alla malattia cardiaca anche, perché la transaminasi AST aumenta nel corso dell'infarto miocardico. Allo stesso modo anche la transaminasi AST, pur essendo più epatospecifica della transaminasi AST, la transaminasi ALT si ritrova anche in altri organi, e tra questi si ritrova anche nel muscolo. Quindi a trovare AST e ALT aumentate, come spesso viene detto, non è sinonimo di aver escluso la miopatia, perché anche le ALT aumentano in corso di miopatia.
vecchia. Se volete, c'è un'ulteriore peculiarità da poter analizzare nel momento in cui vai a valutare le due transaminasi. C'è un gruppo di malattie di cui vi parleranno, che si chiamano malattie mitocondriali. Sono malattie di solito molto gravi, perché quando ti scontri con un mitocondrio malato, ti scontri con la fonte energetica della cellula, e non soltanto della cellula epatica, ma di tutte le cellule dell'organismo, sistema nervoso centrale, muscolo, fegato. Allora, queste malattie mitocondriali, che vi spiegheranno con dovizia di particolari, derivano tutte da un'alterazione della funzionalità del mitocondrio. La transaminasi AST si ritrova nel citoplasma, come la transaminasi AST, ma anche nel mitocondrio. È difficilissimo riuscire a ipotizzare una malattia mitocondriale sulla base del rapporto che c'è tra AST e AST, ma possiamo affermare che quando c'è una malattia mitocondriale, la transaminasi AST aumenta nel sangue più dell'altra. Tutto ciò per dire che se voi vi trovate di fronte a un bambino che ha valori più o meno uguali di AST e AST, non potete trarre informazioni. Se vi trovate di fronte a un bambino o un adulto che ha la AST molto più alta della ALT, beh, allora con maggior convinzione potete cominciare a pensare o a una miopatia o a una malattia mitocondriale. Quali sono i valori normali delle transaminasi? Ne avete un'idea? Ok, 45 è la risposta che ci aspettiamo da tutti. E va bene, perché noi per convenzione diciamo sempre che le transaminasi sono intorno a 45. Però tanto in età pediatrica quanto in età adulta dobbiamo cominciare a pensare che 45 sia il valore per il quale non c'è malattia franca, ma il valore normale delle transaminasi varia molto in funzione dell'età e anche del sesso. Nei primi 3 mesi di vita, valori di transaminasi fino a 120-150 sono perfettamente normali. Dopo il terzo mese d'età devono arrivare nel range dell'adulto, che è sotto 25 per le donne, sotto 35 per gli uomini. Allora, non considerate la malattia, perché noi ci siamo resi conto, ad esempio, da quando abbiamo nuovi farmaci per l'epatite C, che i pazienti che noi avevamo etichettato per decenni come pazienti con un'epatite cronica da virus C, con transaminasi normali, perché avevano 40 o avevano 45, dopo il trattamento, dopo essere guariti dall'infezione, sono passati da 40-45 a 10-15 di transaminasi. Vabbè, loro la loro infezione l'hanno corretta, sono guariti. Però quello che noi avevamo considerato un valore di transaminasi normale non era normale, avevano il doppio rispetto alla loro normalità. Il che significa che quel fegato che abbiamo tollerato nella malattia, pensando che le transaminasi fossero normali per 10-15 anni, nel momento in cui l'infezione è venuta meno, è ritornata alla vera normalità e quindi è passato da transaminasi doppie rispetto al normale a transaminasi veramente normali. Poi abbiamo gli indici di colesterolo, quindi quando parliamo di indici di citolisi, cioè delle transaminasi, che hanno un insulto che colpisce la cellula epatocitaria. Tante cellule si rompono, proporzionalmente tanto aumenta il valore delle transaminasi. Poi andiamo agli indici di colesterolo, e qui ve l'ho segnalato due, fosfatato al carne, gamma GT, colesterolo e bilirubina diretta. Allora, secondo voi qual è, tra fosfatasi al carne e gamma GT, quello che ci dà più informazioni in età pediatrica? La transaminasi, la fosfatasi al carne o la gamma GT? Gamma GT. Per quale motivo? La fosfatasi al carne c'è anche a livello osseo. E noi con i bambini siamo abituati a vederli crescere, anzi speriamo di vederli crescere. Uno tra i parametri che ci distingue tra malattia e benessere del bambino è la crescita. Questo soprattutto nel primo anno di vita, ma anche successivamente. Vi avranno fatto vedere le curve dei percentili.
Ecco, quella è la nostra dannazione, perché noi tutte le volte che viene un bambino dobbiamo pesarlo, misurarlo, il che significa che lo dobbiamo spogliare tutto, a differenza di quanto succede nell'adulto. Il bambino, dovremmo farlo anche nell'adulto, ma va visitato sempre tutto e va spogliato sempre tutto, perché noi dobbiamo verificare che quel bambino cresca in maniera regolare, sia dal punto di vista della lunghezza che dal punto di vista del peso. Nel primo anno di vita anche dal punto di vista della circonferenza cranica, perché il cervello raddoppia le proprie dimensioni nel primo anno di vita e se non cresce c'è qualcosa che non va. E dobbiamo prendere questi punti e metterli uno vicino all'altro per cercare di capire se la crescita è regolare rispetto al paziente e regolare rispetto all'etnia a cui il paziente appartiene. Quindi, se noi abbiamo un bambino che è nell'ambito dei percentili della normalità, cioè dal terzo al 97esimo, ma che per il primo anno, i primi 5 anni è cresciuto sul 97esimo e poi è sceso al terzo, è pur sempre nel percentile normale, perché non è sotto il terzo, ma quel bambino ha qualcosa che non va, perché da un potenziale di crescita molto alto è sceso a un percentile molto basso. Significa che c'è stato qualcosa che ha interrotto la sua crescita. Quindi noi la fosfatata alcalina la richiediamo, ma il più delle volte non c'è di nessuna utilità, anzi ci confonde solo le idee, perché la troviamo alta per l'osso che è in fase di crescita nel paziente pediatrico. E a questo punto ci dobbiamo accontentare delle gamma GT. Gli epatologi dell'adulto invece fanno molto affidamento sulla fosfatasi alcalina. Nelle gamma GT si trovano in diversi organi. Devo dire che se fino ad ora sulle transaminasi ho fatto una testa così sul muscolo, è vero che la gamma GT aumenta anche quando c'è un danno intestinale della milza o del pancreas, ma diciamo che non è ai fini pratici un enzima epatospecifico. Quando c'è la gamma GT aumentata c'è una malattia del fegato, ok? Quando probabilmente se è una necrosi intestinale aumentano anche le gamma GT, ma è difficile riuscire a diagnosticare o a pensare all'aumento delle gamma GT per una necrosi intestinale, perché pensi ad altro, i sintomi sono ben diversi rispetto all'aumento delle gamma GT. E poi abbiamo il colesterolo e la bilirubina di Metta. Il colesterolo è un enzima è una sostanza importante che aumenta in maniera specifica in alcune patologie colestabili tipiche dell'età pediatrica, e tra queste ne vengo una che si chiama sindrome di Adagino. Ne avete mai sentito parlare? Allora, la sindrome di Adagino, insieme alla atresia delle vie biliari, che vi descriverò per sommi capi in seguito, è una sindrome su base genetica a trasmissibilità autosomica recessiva, non dominante, recessiva, che si caratterizza, la cui diagnosi è inizialmente solo clinica, quindi servono gli occhi e servono le mani per fare la diagnosi di sindrome di Adagino. Poi, essendo una sindrome genetica, ci possiamo avvalere anche dell'utilizzo della genetica, ma la sindrome si diagnostica dal punto di vista clinico perché di solito sono neonati che si presentano con un intero colestatico che si traduce nell'essere giallo. Okay. Hanno una fascia sparticolare, viene detta facies triangolariforme, proprio perché hanno delle bozze frontali prominenti, quindi la fronte alta con delle bozze frontali prominenti e il mento appuntito, quindi scendono verso il basso e fanno un triangolo. Altra caratteristica è che, essendo autosomico recessivo, con una vietanza variabile, se voi guardate uno dei genitori, di solito riuscite ad individuare nella facies dei genitori questo caratteristico aspetto triangolariforme. Quindi si guardano in faccia e sono gialli, dove faccio vedere qualche foto, con le bozze frontali prominenti, il mento a punta. Poi gli mettete un colonoscopio sul petto e la sindrome della Gen si caratterizza per una cardiopatia, in particolar modo una stenosi delle polmonari. E quindi sentite un soffio. Alagino. Altre caratteristiche che possono essere utili nella diagnosi della sindrome della Gen sono l'embriotoxin posteriore, che è una alterazione oculare, che è una colorazione caratteristica di questa membrana del discene, ma al di là del nome il concetto è chiedete una vista occulistica e una vista che dice se c'è questa membrana colorata diversa dalla popolazione normale. No. E poi gli fai una radiografia delle vertebre toraciche
trovi le vertebre a farfalla che hanno una mancata fusione completa degli arti posteriori. Metti insieme la colestasi neonatale, la fascia triangolare, il soffio, nervio coxon e le vertebre a farfalla e ti ritrovi con la diagnosi di sindrome della cima. Questi bambini hanno marcati una marcata ipercolesterolemia che dal punto di vista clinico, quando questi bambini cresceranno, si trasformeranno in due segni clinici della ipercolesterolemia. Saltomi in sante vasi. È difficile vedere un bambino con saltomi in sante vasi. Lo puoi vedere nell'adulto, capita più spesso, ma è difficile vedere un bambino con saltomi in sante vasi. E poi c'è la bilirubina diretta. Ve l'hanno già fatta le lezioni di neonatologia sull'ittero? Non lo so. Si è scocciato? L'anno scorso, ma non è ancora 3 ore però l'anno scorso. Dacci, ma chi ce l'ha? Va bene. Va bene, allora. Va bene. Comunque, tanto l'ittero, gli itteri ve l'hanno parlato, sta parlando, no? Quindi sapete la differenza tra bilirubina diretta e bilirubina indiretta. E quando si esce dall'università, secondo me si esce con l'idea che l'ittero più comune sia quello della bilirubina indiretta. No. Quindi il famoso ittero della sindrome di Gilbert, del Klinger-Bernard tipo 1. Dominante. Non è vero. Sono rari gli itteri. Allora, parliamo per bene. Allora, gli itteri a bilirubina indiretta sono molto frequenti, ma non sono patologici. E l'ittero classico, quello del neonato, è l'ittero a bilirubina indiretta. Quindi un bambino che nasce, in terza giornata, si fa un po' di ittero, lo mettono sotto la lampada, l'ittero scende e finisce tutto. Non finisce tutto lì quando ci sono delle condizioni genetiche che pregiudicano la capacità del bambino di fare la glicuronoconjugazione. Che è quello che la glicuronoconjugazione è quel passaggio che trasforma la bilirubina indiretta in bilirubina diretta, quella che poi viene escreta nella bile. E queste malattie sono il Klinger-Bernard tipo 1 e 2, che sono bambini malatissimi perché hanno valori di bilirubina molto alti, quindi il rischio di kernittero, quindi danno cerebrale conseguente all'iperbilirubinemia indiretta, è elevatissimo se il neonatologo non è molto attento a beccare quel bambino e a metterlo subito sotto la lampada. Sono molto rari allora allo stesso modo e questi fanno una vitaccia perché devono vivere fino al trapianto di fegato sotto le lampade, cioè delle 24 ore devono passare dalle 12 alle 18 sotto la lampada, quella che a raggi ultravioletti che ti trasforma la bilirubina indiretta in bilirubina diretta. Ed è una vitaccia perché sono bambini che se non hanno accumulato danni a livello cerebrale nei primi giorni di vita, sono bambini perfettamente normali dal punto di vista metabolico, muscolare, intellettivo, sono normali e li devi costringere per 12 o 18 ore a stare distesi sotto una lampada. Quindi vi immaginate il livello di stress e di coercizione che ci può essere nel costringere un bambino di 3 anni per 18 ore al giorno sotto una lampada. La soluzione per molto tempo è stato il trapianto di fegato. Trapianto di fegato che però per noi è entrare da una malattia, uscire da una malattia ed entrare in un'altra malattia, perché immunosoppressione dà in modo cronico a un bambino che ha una prospettiva di vita molto lunga davanti a sé, di per sé è una malattia che esporrà quel bambino a un rischio neoplastico molto importante quando diventerà adulto. Okay? Il futuro della terapia del Klinger-Bernard invece sta cambiando perché ci sono già delle applicazioni di studi di fase 2 sulla terapia genica per il Klinger-Bernard. Quindi si va a sostituire con metodiche molto sofisticate l'enzima carente mediante proprio il percorso della terapia genica. Dominante. In realtà, per l'epatologo, rispetto alla bilirubina indiretta, è molto più importante l'ittero a bilirubina diretta. Ve lo spiegherò poi parlando della presia delle vie biliari. Avete dubbi fino a questo momento sull'indice di citolisi e indice di colestasi? Un bambino che si presenta con 3.000 di transaminasi, potete classificarlo come un bambino con
un difetto funzionale del fegato? No. 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 Ok, perché gli indici di funzionalità sono ben diversi dagli indici di citolisi e ovviamente anche dagli indici di colestasi. È vero che più alte sono le transaminasi, più abbiamo il dubbio che quel fegato possa smettere di funzionare. Ma in realtà noi possiamo avere ipertransaminasemie molto marcate con una funzionalità perfetta e ipertransaminasemie lievi con funzionalità molto alterata. Per capire se il fegato funziona gli dosiamo l'albumina. Possiamo andare a dosare i fattori della coagulazione. Non ho parlato di PT, PTT e NR per ora, ho detto fattori della coagulazione, perché in teoria noi abbiamo la possibilità di dosare i singoli fattori della coagulazione, ci danno un'immagine molto più diretta di come funziona il fegato rispetto al PT, PTT e NR che, come vedremo, mettono tutti insieme tutti i fattori della coagulazione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'albumina? Il vantaggio dell'albumina è che... No, non c'è vantaggio. Non, l'albumina è utile, ma non è che sia vantaggiosa. L'albumina ha un grosso svantaggio, che ha una vita molto lunga rispetto ai fattori della coagulazione. Quindi, se un fegato smette di funzionare oggi, prima che quell'albuminemia smette di funzionare del tutto, cosa succede? L'intossicazione da paracetamolo non è che succede in tante altre, oppure la manica falloide, ma non è che succede così spesso. Di solito sono malattie un po' più lente quelle che portano all'insufficienza funzionale. Prima che quell'albumina scenda nel sangue al di sotto del livello edemigene, che quindi dia segno clinico di sé, ci vuole un po' di tempo, non dico 21 giorni, ma 10-15 giorni. Ci vuole. Qual è la soglia edemigena sotto la quale compare la bisogno? 2,5 di solito viene stabilito come la soglia sotto la quale l'albumina è troppo bassa per mantenere il liquido all'interno del sistema circolatorio. Ok? In realtà già a 2,7, a 3 alle volte, soprattutto negli epatopatici, si vedono gli edemi. E l'altro svantaggio dell'albumina è che non è che tutti quelli che hanno l'albumina bassa sono malati di fegato, perché l'albumina la puoi perdere dall'intestino, malnutrizione. Puoi non produrla per la malnutrizione, la puoi perdere dal rene, come succede nella sindrome nefrosica. Ve l'hanno spiegata la sindrome nefrosica? Chi ve l'ha spiegata? Un uomo o una donna? Uomo. Uomo. Sì. Un follow. E c'è il democlato. E poi c'è questo, un mentone qua. No. Dai, io c'ho sasso, lo sciadlo. Non usiamo, ci fa fare, ci fa fare. No, me la faccio più breve perché tanto il tormentore me l'hanno parlato in 10 minuti. Il fegato è fondamentale nella coagulazione perché produce gran parte dei fattori della coagulazione. Si fa prima a ricordarsi qual è il fattore che il fegato non produce, che c'è scritto lì, che è il fattore ottavo, okay? Che è di sintesi endoteliale. Tutto il resto li produce il fegato. All'interno di questi fattori della coagulazione ce ne sono alcuni che vengono prodotti solo se il fegato ha una quota sufficiente di vitamina K. Sono i fattori vitamina K di Krebs. Perché specifico questo? Perché la vitamina K è una vitamina liposolubile insieme alla vitamina A, D e alla vitamina E. Quando il fegato è malato, ed è malato ad esempio per una malattia colestatica, viene a mancare la bile qualitativamente o quantitativamente nell'intestino. La bile e il succo pancreatico, come ci siamo detti prima, sono fondamentali soprattutto per l'assorbimento dei grassi. Tra i grassi ci sono le vitamine liposolubili, quindi se il fegato è malato non si assorbe abbastanza vitamina K, un fegato che potrebbe essere funzionale al 100% senza la vitamina K potrebbe essere considerato falsamente non funzionante perché è deficiente di vitamina K. Quindi tu gli fai i dosaggi dei fattori della coagulazione, gli dosi NR, PT, PTT e ti ritrovi con l'INR a 1,6, il PT al 40% e pensi questo bambino ha un'ipertransaminasemia con deficit di funzione. In realtà se gli dai la vitamina K per via parenterale, cioè
quella vitamina K che viene assorbita o dal muscolo o dalla vena, senza aver bisogno della bile qualitativamente e quantitativamente normale dell'intestino, correggi rapidamente nell'arco di poche ore il deficit di vitamina K. E quel fegato che ti sembrava non funzionale dal punto di vista sintetico diventa di nuovo funzionale. Quindi i fattori vitamina K dipendenti nella coagulazione e sintesi epatica risentono in maniera importante della quantità di vitamina K. Sono degli indici importanti per valutare se il fegato funziona, ma possono indurci in errore perché potrebbero essere falsamente bassi per il deficit di vitamina K associato all'epatopatia. Il fattore quinto invece è pur sempre un fattore a sintesi epatica, allora è vitamina K dipendente, quindi nel momento in cui tu chiedi il dosaggio dei fattori della coagulazione devi metterci dentro i fattori vitamina K dipendenti, ma ci devi mettere anche il quinto, perché in quel modo riesci a capire se ci sono tutti bassi, anche il quinto, quello è un fegato che non funziona. Se i vitamina K dipendenti sono bassi, ma il quinto è normale, allora gli devi dare la vitamina K e aspettare 6 ore, ripetergli la coagulazione e vedi che i fattori vitamina K dipendenti sono saliti nel sangue. Tra i fattori del fegato, quella è in vita più breve, quindi quello che ti dà l'idea migliore di come sta andando il fegato, quindi se non funziona, se sta riprendendo a funzionare, è il fattore settimo, che è in vita di poche ore, quindi se tu glielo ripeti 5 volte nell'arco della giornata puoi crearti un po' un'idea di come sta andando quel fegato. Non funziona, oppure ha ripreso a funzionare, ha smesso di funzionare, cosa che non puoi fare né valutando l'albumina né valutando gli altri fattori della sintesi. Perdo un po' di tempo sull'INR perché l'INR è molto importante per gli epatologi, perché come sapete è un modo per standardizzare la risposta, per standardizzare il test della coagulazione, in particolar modo il tempo di protrombina, il PT, in modo che sia utilizzato in laboratorio. Quindi se io vado con un collega straniano e gli dico il mio paziente ha un INR di 1,4, quell'INR sarà esattamente lo stesso INR che viene usato in Australia e che risulta un errore. Basandosi su questa caratteristica, che non è banale, la definizione di insufficienza epatica si concentra proprio sul valore di INR. Noi parliamo di insufficienza epatica quando c'è un INR superiore a 1,5 ma minore di 2, insieme a un segno classico della malattia epatica che è l'encefalopatia epatica. Oppure parliamo di insufficienza epatica quando l'INR è superiore a 2, indipendentemente dalla presenza o dall'assenza dell'encefalopatia. Quando si presenta un bambino con 3.000 di transaminasi ma con un INR di 1, io sono tranquillo. Ho tutto il tempo di supportare il bambino, di fare le mie indagini diagnostiche per capire perché quel fegato sta soffrendo in maniera così acuta. Quando si presenta un bambino con 50 di transaminasi, un INR di 2,5, io devo correre e ho molta paura, perché quel paziente non ha un'epatite, ha un'insufficienza epatica e noi non abbiamo molte medicine per curare l'insufficienza epatica. Anzi, se noi individuiamo la causa dell'insufficienza epatica, possiamo agire sulla causa. Bambino neonato con un herpes simplex tipo 1, l'herpes simplex tipo 1 è la principale causa di insufficienza epatica ad esordio neonatale, gli do la Ciclovir e spero che vada bene. Ma è raro che io riesca a conoscere la causa dell'insufficienza epatica in maniera tempestiva. Quindi io mi baso sui valori di INR, mi baso sull'andamento dell'INR e l'unica soluzione che ho per curare il paziente con insufficienza epatica, causa ignota, è trasferirlo al più vicino centro trapianti epatico di pediatrico. Perché sulla base dell'andamento dell'insufficienza epatica ci sono dei criteri che diranno ho dei vantaggi nel metterlo in lista per il trapianto epatico oppure posso ancora aspettare e intervenire quindi con il trapianto nella gestione dell'insufficienza epatica. Altro concetto che riguarda la bilirubina e che è importante è che io vi ho fatto riferimento all'iperbilirubinemia indiretta riferendomi alle sindrome genetiche che quindi caratterizzano l'età pediatrica perché esordiscono nel primo mese di vita, nei primi giorni di vita addirittura, quindi noi come pediatri le dobbiamo conoscere
trigger nasale tipo 1 e 2 e la sindrome di Gilbert, che però non è una malattia, lo sapete? Ve l'hanno mai parlato della sindrome di Gilbert? Come? Non è una malattia, e non ha nessun corrispettivo patologico, non influenza, non ha nessun tipo di prognosi. È semplicemente una velocità di glucuronoconiugazione della bilirubina ridotta, quindi invece di andare a 100 all'ora va a 70 all'ora, ci metterà un po' di tempo, e questa velocità di glucuronoconiugazione si riduce sulla base della, dei fattori intercorrenti, quindi se c'è un'infezione andrà sempre più piano, se faccio una vitaccia perché non dormo andrà sempre più piano, e quindi se non mangio avrò una glucuronoconiugazione ancora più lenta, ma non è una malattia. In realtà come pediatri diamo molta enfasi alla iperbilirubinemia indiretta neonatale. Dobbiamo sempre tenere presente che la principale causa di iperbilirubinemia indiretta è l'emolisi. Si rompe il globulo rosso, l'emoglobina viene metabolizzata, aumenta la quantità di bilirubina indiretta che viene prodotta. Va bene? L'iperbilirubinemia indiretta si verifica anche nel paziente con insufficienza epatica quando il fegato sta per finire, quindi serve meno del 5% di fegato funzionante, quindi se io ho il 6% di fegato di epatociti funzionanti riesco comunque a coniugare tutta la bilirubina indiretta in bilirubina diretta, quando scendo sotto il 5% allora sono messo proprio male. Bene? Tutto ciò per dire che quello che comunemente viene chiamato c'ho l'epatite, sai, cioè, ho un bambino con l'epatite, è un riassunto in una singola parola di una definizione più complessa che voi ora dovreste essere in grado di creare. C'ho l'epatite in primo luogo significa che ho l'ipertransaminasemia, se no non c'ho l'epatite, ok? Di fronte all'epatite ci siamo all'ipertransaminasemia, abbiamo detto la prima cosa da capire è ma l'epatologo è la persona giusta oppure no? Pensiamo al muscolo, non ce lo dimentichiamo mai. È un'ipertransaminasemia con funzionalità conservata oppure no? Se ha l'INR normale ha una funzionalità conservata, se ha l'INR alterato è un'insufficienza epatica, a seconda di quanto sarà alterato l'INR. E sulla base delle gamma GT io posso capire se è un'ipertransaminasemia con o senza colestasi. Quindi la telefonata che ti arriva, c'ho un bambino con l'epatite, in realtà dovrebbe essere, c'ho un bambino che presenta un'ipertransaminasemia senza deficit funzionale e senza colestasi. Ok? Non è difficile, ma è un modo per trasmettere meglio un'idea e per avere dei criteri mentali ben precisi per inquadrare il paziente. In particolar modo, se vi portate a casa l'idea che, per carità, se uno ha 3.000 di transaminasi lo devi mandare in ospedale, ma se ha 3.000 di transaminasi e un INR a 1 non devo correre per mandarlo in ospedale, se ha 300 di transaminasi e l'INR a 1,5, 1,8, 1,9 invece bisogna correre. Se già vi portate a casa questo concetto è già qualcosa di importante. Ok? Se poi dopo volete proprio fare i saccenti, invece di parlare di epatopatia potete parlare di, invece di parlare di ipertransaminasemia potete parlare di epatopatia, quindi un'epatopatia con intensa citolisi senza deficit funzionale con colestasi, ok? Quattro parole che hanno descritto meglio il paziente rispetto a dire c'ho uno con l'epatite, che è quello che succede sempre, va bene? Ce la fate a reggere altri 10 minuti? La volta. Ok, allora vi volevo parlare, sebbene abbiamo pochissimo tempo, introdurre soltanto il concetto di atresia delle vie biliari. Perché l'atresia delle vie biliari, come dice il termine stesso, sono vie biliari che invece di essere pervie sono atresiche, quindi ciò che dovrebbe andare a finire dentro l'intestino non va a finire dentro l'intestino, ma refluisce nell'epatocita, nel sangue circolante e determineranno
La presenza dei biliari è la principale causa di trapianto epatico e età pediatrica. Ed è per questo che ve ne voglio parlare. La storia clinica è classica e ve ne voglio parlare anche perché è l'unica forse malattia epatica nella quale la tempestività della diagnosi influenza la prognosi. La storia clinica è sempre più o meno questa. C'è un bambino che nasce bene, di un bel peso alla nascita. Comincia l'allattamento materno e si sviluppa un po' di ittero. Quanti bambini sviluppano l'ittero? Tanti, anche se ne ha parlato l'anno scorso il professor Dani, sappiate che sono tanti. Di solito noi ci preoccupiamo quando l'ittero è molto precoce e molto tardivo. Il cutoff è quello del terzo giorno. Quindi di solito l'ittero, tra virgolette, fisiologico, quello che non fa male se curato bene, si sviluppa intorno al terzo giorno di vita. E lui, tutto a caso, ha sviluppato l'ittero al terzo giorno. Quanto dura quest'ittero? Di solito va a scemare nell'arco della prima settimana, massimo i primi 10 giorni. Marco, in nona giornata, ha ancora ittero. Vabbè, ci sono le eccezioni che confermano la regola, no? In più comincia a presentare scarso accrescimento e difficoltà all'alimentazione. Il primo passaggio del bambino avviene in sala parto, viene visto dal pediatra, dal neonatologo, poi prima dell'admissione viene visto dal neonatologo e poi viene affidato al pediatra di famiglia. Il pediatra di famiglia di solito nel primo mese di vita vede il paziente nell'arco delle prime 2-3 settimane e deve verificare poche cose. Deve verificare in primo luogo che cresca, che rispetti il ritmo sonnoveglia, cioè un bambino che sta sempre sveglio, un neonato, o che non si sveglia mai, è un neonato dello sposo. Okay. Un bambino che ha dei ritmi abbastanza precisi, dove prevalga il sonno, ma dove ci siano dei risvegli per la fame, più o meno ogni 3 ore, è un bambino che invece ha già un senso di vitalità diverso. Questo bambino, Marco, aveva difficoltà all'alimentazione e scarsa crescita. La mamma, che ha altri 2 figli, dice: ma fa anche la cacca un po' diversa. Il pediatra di famiglia lo vede, giustamente non deve un po' valorizzare sempre tutti i segni, anche se dovrebbe, che la mamma riferisce. Vede che il bambino è giallo, però ipotizza quella che è la cosiddetta sindrome del litro dal latte materno. Anche in questo caso non ve ne parleranno, però ci sono alcuni bambini che, allattati esclusivamente al seno, possono presentare un ittero persistente e prolungato. Si sembra che nel latte materno ci siano delle sostanze che inibiscono la glucuronoconiugazione. Quindi, tra virgolette, la sindrome dell'ittero dal latte materno è un indice di bontà e di qualità dell'allattamento, perché significa che quel bambino prende grosse quantità di latte ed è abbastanza. A un certo punto, per fortuna, quello che succede è che il pediatra si allerta sulla persistenza dell'ittero, perché va bene dire che è un ittero dal latte materno, ma noi dobbiamo averne le prove. E le prove passano soltanto attraverso gli esami delle urine e gli esami del sangue. Perché se è una sindrome dell'ittero dal latte materno, la bilirubina aumentata nel sangue sarà una bilirubina indiretta. La bilirubina indiretta non si ritrova nelle urine se non sotto forma di urobilinogeno, quindi come di prodotto di degradazione. Se è il fegato che non funziona, la bilirubina aumentata nel sangue è una bilirubina diretta. La bilirubina diretta non è legata all'albumina e si ritrova nelle urine come bilirubinuria. Basta un semplice esame delle urine per capire se quel bambino ha una bilirubina alta di tipo diretto, bilirubinuria, o indiretto, urobilinuria. Chiede gli esami e gli esami dicono che questo bambino ha 400 di transaminasi. Abbiamo detto che nei primi 3 mesi le transaminasi possono essere anche 120, ma lui ha sicuramente un valore più alto. Le gamma GT a 1300, le gamma GT vanno come le transaminasi, 45 viene considerato il valore normale. Anche le gamma GT nel bambino per i primi 3 mesi di vita possono essere alte, fino a 100-120, ma qui siamo sicuramente sopra. Quello che però fa più paura è che lui ha 18 di bilirubina totale, ma 16 di bilirubina netta. Quindi questo è un bambino che ha una malattia del fegato. E la mamma che aveva detto: io vedo le feci del mio bambino che sono diverse rispetto a quelle del fratello, aveva notato bene che, per quanto la foto ora con il proiettore non prenda, queste feci sono strane. Queste feci creano dei grumi all'interno del pannolino. Se avete visto le feci di un bambino, di un neonato, di un lattante,
possono avere una forma e colore diverso. Sono feci di solito cremose, ma cremose morbide, non si appallottolano come se fosse creta. La bilirubina e la bile hanno una funzione, che è quella di colorare le feci. Cioè, se noi facciamo le feci marroni o con varie tonalità di colore, è perché c'è la bilirubina e ci sono i prodotti di degradazione della bilirubina nelle feci. In un bambino con atresia delle vie biliari manca la quota bilirubinica all'interno delle feci. Allora voi qui mi potreste dettare, ma io vedo il pallolino bello giallo. La bilirubina che non può passare nelle feci, abbiamo detto che rientra nel sangue, attraverso l'epatocita va nel sangue. E da che cosa verrà escreta? Nelle urine, verrà escreta nelle urine. Quindi le urine dei bambini con colestasi sono urine ipercromiche. Siccome in un bambino di un mese feci e pipì sono lì, se voi guardate nella parte anteriore del pannolino ci sono feci e c'è molto giallo. Se andate ad analizzare con un po' più di attenzione dove c'è la freccia, si vede che se voi aprite un po' le feci, le strusciate, quindi esponete la porzione interna che non è stata a contatto con le urine, allora si vede che quelle feci sono bianche. Quelle sono le feci tipiche del paziente colestato e tipiche del paziente con atresia delle vie biliari. Ma riuscite ad apprezzare nella foto la differenza? Foto. Una volta che hai visto le feci di un bambino con atresia delle vie biliari, hai imparato il trucco di aprirle, c'è poco da fare, le devi aprire, devi togliere la parte circostante che è coperta dalle urine ipercromiche, esponi la porzione interna e vedi che sono non cremose, ma poltace, cretace, e all'interno sono francamente bianche, poi te le ricordi per tutta la vita. Non mi perdo molto tempo sulle classificazioni, vi dico soltanto che la tipo 3 è la forma più comune e le forme si distinguono sulla base di dove c'è l'ostruzione. Qui ci sono delle vie biliari filiformi all'interno del fegato, delle tre ematiche, tra tutta la porzione esterna, con policisti perla, ma è atresica perché è nera. E vi dicevo anche che la precocità della diagnosi influenza la prognosi, perché anche concettualmente è facile capire come se io chiudo le vie biliari a un paziente e gliele lascio chiuse per 10 giorni, il fegato subirà un danno X. Se gliele lascio chiuse per 20 giorni subirà un danno doppio, se gliele lascio chiuse per 30 giorni un danno triplo. Quanto tempo serve secondo voi per entrare da un fegato normale, che è quello con cui il bambino viene fuori, perché le funzioni metaboliche del fegato sono tutte suppletate dalla placenta e dalla mamma, ad avere un fegato cirrotico? Un mese, 3 mesi o 5 mesi? 3. Eh? 3. Un mese. Noi dobbiamo fare una diagnosi, ci vuole molto meno tempo. Se prendete un adulto e gli chiudete la via biliare, state sicuri che dopo un mese lui ha la cirrosi biliare. E noi dobbiamo stare attenti perché dobbiamo cercare di intervenire nei primi 45 giorni di vita. La letteratura dice che se noi facciamo l'intervento, che ora vi spiego, nei primi 45 giorni di vita, quel bambino avrà una possibilità del 33% di fare un trapianto di fegato nei primi 2 anni di vita. Un altro 33% di fare un trapianto di fegato in età pediatrica, i restanti un terzo invece è un bambino che potrà arrivare all'età adulta con il proprio fegato. Non è detto che poi dopo non lo debba cambiare, però queste sono le proporzioni. Se vai dopo i 45 giorni di vita, ovviamente il trapianto diventa ancora più prevalente. Pensate che se noi posticipiamo la diagnosi a 3 mesi di vita, non viene nemmeno più fatto l'intervento, che è un intervento che cerca di ricreare le vie biliari, ma si va direttamente al trapianto. Ma una domanda, non è una cosa che puoi vedere con l'ultrasound? No, okay. Non c'è nessuno strumento, ultrasoni, risonanza magnetica, che ti permetta di fare con certezza la diagnosi. Allora, questo signore è il dottor Claudio Casari, che è un po' la persona più importante nel trattamento dell'atresia delle vie biliari. Allora, l'atresia delle vie biliari abbiamo detto che è rara, ma ha una prevalenza, fate conto, in Europa 1 a 17.000, 1 a 20.000 nati. In Giappone e nei paesi asiatici la prevalenza è molto più alta. Probabilmente ci sono dei fattori genetici che noi non conosciamo o ambientali che influenzano l'aumento della prevalenza nei paesi asiatici. Questo è un chirurgo che è ancora vivente, che
vedeva molti bambini che si presentavano con le caratteristiche cliniche dell'atresia delle vie biliari, apriva la pancia e non riusciva però, non trovava mai nulla e non riusciva mai a intervenire in modo soddisfacente, quindi condannava a morte negli anni 80 quel bambino, prima che arrivassero i trapianti. Sembra che in un momento di rabbia, di fronte all'ennesimo bambino con atresia delle vie biliari, per il quale non poteva fare nulla, abbia tirato un colpo di bisturi sulla superficie del fegato. Se lo facciamo adesso ci arrestano a noi e alla discendenza nostra completa. Oltre ad aver fatto questa bravata, però lui ha anche ragionato su quello che succedeva dopo. Cioè, ha guardato che nella zona della ferita veniva fuori bile. L'atresia delle vie biliari, infatti, nel tipo 3, che è quella più comune, ha una completa ostruzione delle vie biliari extraepatiche, ma le vie biliari intraepatiche sono pervie, ok? O quantomeno non sono così ostruite come le vie biliari extraepatiche. Avendo notato che veniva fuori bile, ha pensato anche che poteva essere quella la via di deflusso alternativa alle vie biliari atresiche e ha inventato l'intervento di Casari, che passa attraverso l'anastomosi di un'ansa biliare, ma è più facile vederlo che pensarlo, a supplire le vie biliari atresiche. Quindi dall'ilo epatico, dove vengono fuori le vie biliari, lui ha scucchiaiato l'ilo, ha esposto la superficie interna del fegato con le vie biliari intraepatiche ancora pervie, ha anastomizzato un'ansa intestinale che poi l'ha connesso nella porzione post-duodenale. Quindi, se da quel fegato, che non ha subito un danno abbastanza profondo da essere completamente cirrotico, c'è ancora un piccolo deflusso di bile, la bile può fuoriuscire attraverso l'ansa intestinale, arrivare nel duodeno e quindi c'è una via alternativa alla via biliare fisiologica che è atresica. Chiaro? Non mi la mano voi, mi ricordo. Questo è il concetto principale. L'ha lasciato semen. Delle vie, delle ridotti biliari residui, di vario numero e dimensioni, che possono determinare una conflittività con il sistema calcio. Allora, che sono decisivo. Facendovi vedere in vivo. No. Non lo fa vedere. Vabbè, se volete lo vedete. Ok? Mi dispiace, ma non lo vedete. Non so bene per quale. Perché? Vuoi fare duplica invece? Vuoi fare duplica? Quando fa condivisione schermo? O spostare il video a destra. C'è l'ultimo di Jonas. Ecco. Allora, questo è l'intervento di Casai in vivo, cioè quello che l'esito dell'intervento di Casai. Questi sono i lobi del fegato, il caudale, il lobo destro e il lobo sinistro. Questo è il residuo della policisti di un bambino con atresia delle vie biliari, ok? Quello che dovrebbe essere un sacchettino di 1-2 cm, intendiamoci, stiamo parlando comunque di bambini molto piccoli, è trasformato in una masserella fibrosa. Cioè. E lui ora sta esponendo la zona dell'ilo epatico dove andrà a creare quella cavità che esporrà le vie biliari intraepatiche e alle quali abboccherà l'ansa intestinale. Ma sono così come in vivo, quella è la porta, quindi stiamo parlando di strutture che sono messe tutte una molto vicina all'altra e quindi la chirurgia deve essere una chirurgia di precisione. In questo angolo, lui, dopo aver esposto la superficie del fegato, abboccherà l'ansa intestinale sperando che ci sia un passaggio di bile. Nessuno può prevedere se ci sarà o non ci sarà, ma sono il decorso post-operatorio che ci permette a un certo punto di vedere delle feci, che saranno feci ematiche all'inizio, ma quando andrà via il sangue, se vengono fuori feci colorate, l'intervento ha avuto un certo successo, perché comunque la bile sta drenando. Se vengono fuori feci bianche, quello è un bambino che andrà al trapianto. Dopo quanti giorni? Dipende molto dall'entità del danno che si è accumulato a monte nel fegato. Se tipo operiamo un bambino di 60 giorni, è questione di tempo, ma di solito nel primo anno di vita vanno al trapianto. Ci sono bambini che vengono operati per tempo,
C'è una gravità di malattia che può dipendere molto anche dalla malattia in senso stretto, cioè ci sono atresie delle vie biliari più serrate e atresie delle vie biliari più lasse, quindi dipende anche un po' dal singolo paziente, ma la tempistica dell'intervento di Kasai di sicuro coinvolge la prognosi e impatta in maniera importante la prognosi. Scusi, che colore ha la bile quando esce? La bile è marrone-verde, fai conto che noi quando vediamo il vomito biliare nei bambini, vediamo un secreto giallo-marroncino, fai conto come questo qua. Non c'è il verde, veramente. C'è anche il verde, però è più sul marrone. Domande. Il verde è quella metabolizzata, la biliverdina, come dice il nome stesso, è verde, ma in realtà la bile in senso stretto è giallognola scura. Scusi, una domanda. Sì. Non si può dare le verde di indocinina, indocinina, indocinina? Verde di indocinina? Per fare che? Per fare diagnosi di questa cosa. No. Perché? Perché, ora, che cosa intendi? Cioè, che test c'è? C'è questa sostanza fluorescenza che gli dai a eliminazione epatica. Ok, allora, mettiamo conto che invece di dare il verde di indocinina vuoi fare una scintigrafia epatobiliare. Ma questo è molto invasivo, questo verde è più leggero. Però no? È molto invasivo, ma è molto più sensibile del verde di indocianina, ok? Il problema è che se tu metti un paziente sotto scintigrafia che ha la sindrome di Alagille, che è quella sindrome che vi ho detto prima. Il gluconile al 90%. No, sindrome di Alagille è quello, la faccia stretta con le bozze frontali, con il cuore, con il soffio, in cui la malattia a livello epatico, dal punto di vista anatomico, si contraddistingue per una paucità dei dotti intraepatici. Atresia delle vie biliari, abbiamo detto, prevalentemente extraepatica. Alagille, prevalentemente intraepatica. Quindi non sono i grossi dotti ad essere atresici, ma sono le vie biliari intraepatiche ad essere molto strette. Okay. Ok? Ce ne sono meno. Allora, se tu metti sotto scintigrafia il paziente con Alagille e il paziente con l'atresia delle vie biliari, sono indistinguibili l'uno dall'altro, perché ambedue non fanno passare il mezzo di contrasto, il tracciante, l'indocianina, quello che vuoi tu, non la fanno passare dal fegato verso l'intestino. E quindi tu dall'esterno non riesci mai a capire se quel paziente è un paziente da operare, atrasia delle vie biliari, oppure se è un paziente che merita soltanto una terapia medica come quello con la sindrome di Alagille. Alagille capisco perché non passa, ma nell'altro caso hai detto che c'è ancora un po' di brevità nelle vie intraepatiche. Sì. Quindi perché non passa? Perché arriva fino all'ilo epatico, ma le vie extraepatiche sono chiuse e quindi non passa comunque nulla. E non puoi vedere la differenza che... Purtroppo no. Ci piacerebbe tanto avere un test diagnostico che ci permette di fare dall'esterno la diagnosi di atresia delle vie biliari, ma non lo abbiamo. Non lo abbiamo perché nessuno ha una sensibilità, una specificità tale da permetterci di fare la diagnosi. Quindi la diagnosi anche per l'atresia delle vie biliari si dice una diagnosi clinica e si basa prevalentemente sull'osservazione del colore delle feci, se sono bianche o se non sono bianche. Il secondo passaggio è quello di fare l'ecografia. Nell'ecografia sembra che ci sia un segno che si chiama triangular cord. Avete visto quella masserella di tessuto che vi ho detto è l'abbozzo della colecistia e delle vie biliari intraepatiche? C'è un aspetto ecografico dell'ilo epatico con queste masserelle di tessuto fibroso che fa un aspetto triangolare. Se si riesce a vedere, quello è suggestivo, ma non è diagnostico di atresia delle vie biliari. Una volta che hai fatto quello, devi andare a fare la biopsia epatica che ti mostra delle caratteristiche intraepatiche di istologiche suggestive di atresia delle vie biliari.
ma soprattutto devi fare una colangiografia intraoperatoria, cioè devi aprire il paziente come ha fatto quel chirurgo, prendi quell'abbozzo di via biliare e ci metti un mezzo di contrasto al proprio interno. Se il mezzo di contrasto procede verso il fegato, tutto bene. Tutto bene, ma non ti esclude l'atresia delle vie biliari, perché potrebbe essere una atresia più bassa. Se procede verso il fegato, va bene, sai che non è alta, ma se non va a finire anche nell'intestino, nel duodeno, c'è allora quella è di sicuro un'atresia delle vie biliari. Quindi la diagnosi è clinica, istologica e poi con la colangiografia intraepatica. Genetica asnireta, sindrome di Algier. Ok. Con la sciarra, tachlifu l'infervel. E te piano se posci? Sì, guarda. Ah, da. Hm? List? Da. Sì, guarda. Sono dovevo attirare, scusate, non voglio andare a finire. Moi. Che è la volta? Sono sfilato al deserto TCR 4. Vandi dopo la Isabel Bates. Che la cellula Tisla. Fuck you, AIDS. Che è, ma. È successo di Arba. O Zeus, c'è l'ho detto anche. Che cosa? Non si chiede che non si. זהו, אני יודע, הניסיון שלך יכולה לרמוז על זה, כאילו. כאילו, כל הבנות האלה שהן, או בנות, או אנשים שהולכים, מה, לעולם לא קונדום? קונדומיסטים, או מזליסטים, כי יש להם... יש לי חבר שבחיים לא משתמש, אז כאילו, HPV, כמויות, מחלות מין, דברים שיוצאים לו משם. אין, לא. אולי אין לו ריספטור, אולי. Show di mazzare. Ok, vi do un assaggio per sapere il vero, di una patologia che riguarda il paziente un po' più grande. Allora, per ora abbiamo parlato prevalentemente di neonati. In realtà la nostra patologia si estende ben oltre l'età neonatale. Quando andiamo sull'età post primo anno di vita, allora ci sono due malattie che nell'ambito delle molte malattie rare, che noi abbiamo a che fare prevalentemente con malattie rare, due malattie che rappresentano dal punto di vista epidemiologico quelle più frequenti. La prima è l'epatite autoimmune. Non so se nel corso di medicina interna dell'adulto vi hanno parlato dell'epatite autoimmune. Risulta? No. No, che però è una malattia interessante perché di per sé mette insieme l'epatologo con il gastroenterologo il più delle volte, e se non bastasse alle volte anche con l'endocrinologo. La seconda è la malattia di Wilson, nessuno ve ne parlerà durante il corso di pediatria, però diciamo che questo se nel neonato abbiamo detto che ci dobbiamo orientare in maniera preponderante se c'è una malattia prestata, la presenza di epidiatri, la sindrome di allergia, il bambino un po' più grande che si presenta con un'iperterazionalasemia con solito funzionalità normale ma persistente nel tempo, allora dobbiamo fare la diagnosi differenziale tra la malattia di Wilson e l'epatite autoimmune. Ok? Della malattia di Wilson sapete qualcosa? È Fleischer-Kleiser. Bravo. Ok. Quindi la malattia di Wilson, in due parole, è una malattia di alterazione del metabolismo del rame. Quindi, grossolanamente, anche se non è perfettamente vero, il rame che dovrebbe avere un metabolismo che passa attraverso il fegato e che si conclude nell'intestino con l'eliminazione del rame, di per sé si ferma a livello epatico, ma non soltanto a livello epatico, perché è una malattia in realtà sistemica, non è soltanto una malattia del fegato, è una malattia del fegato, del midollo rosso, del midollo, del sistema nervoso centrale. Okay. Il marker diagnostico sono i bassi livelli di ceruloplasmina circolante. Ceruloplasmina che è una proteina che lega il rame. E l'accumulo di rame comincia dalla nascita, perché è una malattia su base genetica, e si aumenta proporzionalmente nel tempo. Il primo organo che di solito dà segno di malattia è proprio il fegato, dove si accumula il rame, determinando un danno che è sia
citolitico con aumento delle transaminasi, ma anche alla lunga un danno funzionale che quindi può essere anche una presentazione acuta con insufficienza epatica. I criteri diagnostici quindi sono l'ipertransaminasemia, il basso livello di cerebrotransmina, l'anello di Kaiser-Flesher, che è un accumulo di rame a livello dell'occhio, che si può vedere, non si vede mai nel bambino sotto i 10 anni di età, perché appunto c'è questa progressione della malattia e l'accumulo dell'occhio nel sistema nervoso centrale è di solito più tardivo rispetto alla malattia, all'esordio e alla presentazione della malattia epatica. C'è un'emolisi dovuta all'accumulo del rame all'interno del globo rosso che determina una maggiore fragilità della membrana plasmatica del globo rosso stesso, e se più grandi, in casi non diagnosticati, c'è il quadro neurologico della malattia. Tanto è vero che una tra le domande che si fa è: ci sono stati dei passerelli in casa, in famiglia, perché la malattia di Wilson si può presentare con diversi casi di gravità, ed è chiaro che quando appunto la malattia epatica è meno grave, non porta alla necessità di un trapianto nella pediatrica, possono prevalere nell'adulto i sintomi neurologici. Allora, vediamo il caso invece di questa bambina che c'ha 6 anni. Allora, ha presentato una bambina che è stata sempre bene, ha presentato nei 2 mesi precedenti il ricovero astenia e pallore umano. Nell'ultimo mese ha presentato anche delle feci limpide con tracce di sangue rosso. Vengono fatti gli esami del sangue che, secondo quello che ci siamo detti fino a poco tempo fa, mostrano una epatopatia con una citolisi abbastanza importante, 320 di transaminasi, una componente colestatica con una funzionalità epatica che inizialmente è buona, e poi tende lentamente a salire. Va bene? Come succede spesso, ce lo siamo già detti, la maggior parte dei pazienti con ipertransaminasemia, con queste caratteristiche, nella maggior parte dei pazienti, la prima cosa da ipotizzare è una malattia infettiva. E per definizione, al di là delle epatite B e C, che però per l'epatite B c'è la vaccinazione, per l'epatite C serve il contatto con il sangue, quindi la modalità di trasmissione dell'epatite C e B è, diciamo, molto rara in età pediatrica. Noi vediamo prevalentemente epatiti B di importazione, cioè bambini che vengono da paesi in cui non c'è la vaccinazione di massa. E vediamo epatiti C a trasmissione perinatale, ma abbiamo quasi sempre il fatto che la madre è infetta. Quindi il bambino arriva di solito da noi già con la diagnosi fatta, cioè sono madre infetta, c'è un 5% di possibilità di trasmissione da madre a figlio, e purtroppo su 100, 5 prenderanno l'infezione. Ecco, se si escludono le epatite B e C, tutti gli altri sono virus che hanno di solito le caratteristiche di un'infezione acuta, quindi quello che si fa è proprio questo, cioè vedere le transaminasi, verificare che non abbiano un deficit di funzione e aspettare per vedere qual è l'evoluzione del tempo delle transaminasi. E in questo caso l'evoluzione è pur sempre di un peggioramento. L'IgG? Quando arriva da noi, cominciamo quindi già ad avere un paziente selezionato, perché è stato per 2 mesi, anche di più, con le transaminasi mosse. Come vi ho detto, noi dobbiamo orientarci quindi verso le principali cause, la diagnosi differenziale delle principali cause di ipertransaminasi. Il primo esame che vi chiediamo è la VES. Questa VES com'è? Alto o bassa? Qual è il valore normale della VES? Nel bambino come nell'adulto, 30. Ok? Questa VES è molto alta. Richiediamo gli esami del sangue. Tra questi esami abbiamo sicuramente chiesto anche la ceruloplasmina, che qui non vi ho scritto, però gli abbiamo chiesto anche gli autoanticorpi, in particolar modo gli autoanticorpi di tipo ANA e gli autoanticorpi di tipo ASMA, che insieme ai BLKM rappresentano i cosiddetti autoanticorpi non organo specifici. ANA, anticorpi antinucleo. ASMA, anticorpi antimuscolo liscio. LKM, liver, kidney, microsomal. Quindi microsomi di fegato e di rene.
Allora, in questo caso la diagnosi è molto semplice, perché noi abbiamo una bambina con epatopatia, con transaminasi aumentate, positività degli autoanticorpi, di tipo asma con un pattern significativo. Il pattern è la modalità con cui questi autoanticorpi, che si studiano al microscopio, quindi sono operatore dipendente, appaiono. E sulla base del tipo di pattern, se colorano omogeneamente il nucleo, pattern omogeneo, oppure pattern punteggiato, se colorano a puntini il nucleo, avremo una tendenza a avvicinarsi o allontanarci di più a una malattia. Il pattern omogeneo degli ANA è tipico dell'epatite autoimmune. Ecco qua, questo è il percorso diagnostico come continuo. Come vi ho detto, viene usata la ceruloplasmina, ma viene fatta anche il rame, la cupruria, cioè l'eliminazione di rame nelle urine delle 24 ore. Questo perché un 20% dei pazienti con una franca malattia di Wilson ha ceruloplasmina normale, e quindi soltanto andando a misurare l'escrezione urinaria di rame nelle 24 ore possiamo escludere o confermare un eventuale diagnosi. La bambina ha una epatopatia con segni di autoimmunità, quindi epatite autoimmune. In realtà ci sono anche gli indici di colestasi, che di per sé non rientrano in maniera specifica nell'ambito della diagnosi di epatite autoimmune. Esiste una variante dell'epatite autoimmune che coinvolge anche le vie biliari, che è una colangite sclerosante su base autoimmune. E il percorso diagnostico prevede l'esecuzione di una risonanza magnetica. Che cosa vi stupisce in questa risonanza magnetica? Lo vedete a destra il fegato, a sinistra la milza. A me stupisce che il fegato ha le dimensioni più o meno uguali a quelle della milza. Normalmente la milza dovrebbe essere più piccola del fegato. Perché è aumentata la milza di questa paziente? È aumentata perché, come conseguenza della sua epatopatia, che probabilmente è stata subclinica per molto tempo, il fegato è diventato un fegato con un avanzato grado di fibrosi, potremmo vedere ora se c'è, arriva fino alla cirrosi oppure no, ha aumentato la propria rigidità e il flusso portale, che è un flusso a bassa pressione, risulta alterato attraverso il fegato 2, il fegato cirrotico, determinando quella condizione che viene comunemente detta ipertensione portale. Il segno dell'ipertensione portale è quindi questa trasmissione di questa alterazione del flusso all'organo più morbido, spugna, che si trova a valle della vena porta, che è la milza, e la milza aumenta di dimensione. Quindi in un epatopatico cronico noi dovremo guardare in primo luogo le dimensioni e le caratteristiche del fegato, ma anche le dimensioni e le caratteristiche della milza. Ma a che età il bambino? 6 anni. Oh, già? E queste sono le immagini colangiografiche della colangiorisonanza magnetica. Cioè, mentre nella risonanza magnetica classica noi vediamo soltanto le caratteristiche del fegato, le caratteristiche del parenchima epatico, ci sono delle acquisizioni specifiche che escludono i liquidi e che ci permettono di ricostruire in tre dimensioni le vie biliari intraepatiche ed extraepatiche. In pratica quello che vedete qui è una colecisti molto distinta, un coledoco di 6,7 mm, che è un coledoco bilaterale. Se fossimo in grado di andare a vedere con maggior definizione le vie biliari intraepatiche, potremmo riconoscere che il profilo della via biliare intraepatica, tenete presente che quelle più profonde non dovrebbero essere proprio visibili, invece qui si vede quasi tutto il reticolo, il che significa che sono dilatate. Ma il profilo esterno, invece di essere lineare, come succede in un calibro costante di un tubo, è un profilo irregolare, che nella sua versione più estrema, quella diagnostica, assume le caratteristiche di una corona di rosario. Quindi restringimenti e dilatazioni dovuti al tessuto fibroso che è andato a sostituire le normali componenti cellulari che rivestono le vie biliari. Questo aspetto a corona di rosario, che un po' si vede bene qui,
faccio io col mouse. Qui c'è un restringimento di datazione, Dove? Okay. No, dove? Non l'avevo visto. No. Ah, non si vede. Si può fare... si può fare... O con la questo? C'è una canna lì? Allora, questo è il colletto con la tappa, ok? Via biliare di destra, via biliare di sinistra. Restringimento, dilatazione, di nuovo restringimento e di nuovo dilatazione, ok? Che collana brutta. Riuscite? Sì. E chiudo con questa che è la sua istologia. Allora, questa è un'ematossilina eosina e nell'ematossilina eosina si vede che ci sono da cialtrone, non da anatomopatologi, da anatomopatologi sono bravi, fanno tutta la descrizione, però quello che vedo io è che qui ci sono tanti nuclei viola, quelli non sono ematociti, quelle sono cellule infiammatorie che sono tipiche dell'epatite autoimmune, sono quindi cellule infiammatorie che vanno a che entrano all'interno del parenchima. Questa invece si chiama colorazione tricromica e serve per valutare la fibrosi. Allora, in questo caso voi vedete che avete visto i fegati cirrotici in anatomia patologica, penso, prima di adesso. Allora, quella che dovrebbe essere la normale struttura del fegato, fatta da cordoni di epatociti messi tutti in fila a formare dei pentagoni intorno alla vena centrolobulare. A ogni angolo del pentagono c'è lo spazio portale con la vena, il ramo della vena porta, il ramo dell'arteria epatica, il ramo delle vie biliari. Qui è del tutto sovvertito perché si formano delle formazioni circolari di epatociti che tutto hanno meno che la disposizione parallela dei cordoni cellulari e tutto questo tessuto viola è tessuto fibrotico. Tenete presente che nel fegato normale questo tessuto fibrotico non si dovrebbe, c'è un po' di collagene, ma è a formare le pareti del pentagono ed è sottilissimo. Qui tutto è sostituito da questa giusta posizione di tessuto fibrotico che configura il quadro di cirrosi. Quindi questa è una bambina che ha una colangite sclerosante tipo autoimmune con un fegato cirrotico, una marcata splenomegalia con ipertensione portale. Il trattamento si basa sull'utilizzo dell'acido ursodesossicolico che serve per le colangiti sclerosanti, sull'utilizzo di cortisone e di azatioprina come immunosoppressori, ma forse in questo momento la cosa più importante per questa bambina è fare una gastroscopia per valutare se è presente o assente la complicanza più importante dell'ipertensione portale, cioè varici. La presenza delle varici esofagee che pongono la bambina a rischio di vita in caso di sanguinamento. Basta. Domande? Yeah. Basta. Ok. Schilo male fede. Basta. Ah, ok. Basta. Un comune. Yalla. Vai.